10 miliardi tra 2013 e 2014 approvato da questo Parlamento, presentato dal precedente governo, d'accordo con l'Unione Europea, può essere la chiave perché la nostra economia possa uscire dalla crisi. Purtroppo però, come sempre, la nostra burocrazia a livello centrale e a livello periferico sta mettendo i bastoni tra le ruote alle varie fasi di implementazione del decreto stesso. Io le chiedo, la supplico, intervenga lei direttamente a far sì che questi pagamenti vengano effettuati, che le singole fasi di implementazione siano realizzate e, se possibile, anticipare al 2013 anche la tranche del 2014. Avremo effetti positivi tanto sull'economia italiana, l'occupazione, gli investimenti, ma anche sul gettito, tali da risolvere anche tanti problemi di copertura. Se ne occupi lei direttamente, signor Presidente. Grazie. Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, facoltà di rispondere, prego. Al collega Brunetta voglio dire che il Governo considera il tema del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione come la base essenziale perché la ripresa economica arrivi nel nostro Paese nell'ultimo trimestre di questo anno 2013. È in questa prospettiva che si sta agendo quindi, su un duplice binario. Da una parte, dare pronta e rapida attuazione a quanto già previsto nel decreto che anche lei ha citato, che dispone il pagamento di debiti per 40 miliardi. In secondo luogo, verificare ogni spazio utile a consentire l'accelerazione e il completamento del pagamento di tutti i debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre del 2012. Quanto al primo punto, il pagamento dei debiti procede, ma laddove è previsto, e sono state già rese disponibili alle amministrazioni le diverse tranche di pagamento. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è impegnato in un'attività di monitoraggio e di impulso rispetto alle attività affidate alle responsabilità delle amministrazioni territoriali. Seguo personalmente e seguirò passo passo la questione, pronti a intervenire per rimuovere ogni ostacolo che si sovrapponesse. Quanto al secondo tema, è utile prima di tutto rilevare che il decreto prevede entro il 15 settembre il completamento da parte delle amministrazioni della ricognizione dei debiti maturati alla data del 31 dicembre e non ancora estinti, cosicché a quella data il Governo avrà dati certi relativi all'ammontare dei debiti, e lo stesso decreto prevede poi, nell'ambito della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza da presentare entro il 20 settembre prossimo, una relazione sullo stato di attuazione. La disponibilità di dati certi relativi all'ammontare complessivo dei debiti è ovviamente la base perché si possa poi definire le iniziative che dovranno assumersi nei mesi di settembre e di ottobre. Voglio comunque qui porre in evidenza che, proprio perché siamo convinti della centralità del tema, già nei prossimi giorni procederemo a valutare tecnicamente le modalità operative più opportune al fine di accelerare e completare il pagamento dei debiti pregressi e verificare anche con le autorità europee gli spazi disponibili nel rispetto degli obiettivi generali di finanza pubblica. Lo ripeto in conclusione, sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione c'è un impegno diretto mio e di tutto il Governo per fare il possibile che si possa in tempi brevi accelerare il pagamento dei debiti già definiti dal decreto legge 35 e completare il pagamento dell'intero ammontare dei debiti pregressi. Ne va della stessa serietà dello Stato nel rapporto con i cittadini, cittadini ai quali non possono essere più richiesti impegni se poi il primo a non rispettarli è lo Stato stesso. Grazie. Grazie. Ha facoltà di replicare il deputato Renato Brunetta, prego. Nel dirmi soddisfatto, signor Presidente del Consiglio, mi preme sottolineare un punto che è forse essenziale. Qui non stiamo parlando solo di soldi, di pagamenti, di fatture. Qui stiamo parlando di una cosa molto più importante. Stiamo parlando della riconciliazione tra lo Stato e i cittadini. Lo Stato che per troppo tempo ha disatteso gli impegni, i suoi obblighi materiali, economici, nei confronti del mondo delle imprese, degli occupati, dei cittadini, accumulando, giocando sul debito, sui ritardi di pagamento, quasi che questo fosse uno strumento di finanza pubblica. Ebbene, questo deve finire una volta per tutte.